Yeah. Good girl shouldn't party. We do what we supposed to do. Speak but never shout it. Get home, be in bed by 2. But I don't want to follow that no more. I see myself all over you for sure. You got me breaking all the rules, let go. If I shall see. Un saluto a tutti gli amici di Jimi Hendrix in Paradise. Ciao. Dal cast di Bowtie Boy. Now I got you, I won't let you go. You got that thing that I've been looking for, and you got a heart full of gold. Gigi. Di autobiografico sicuramente, vabbè, nella prima stagione, il primo e secondo episodio, diciamo che sono quelli con più cose accadute a me personalmente. Che siccome ognuno di noi ha creato il proprio personaggio, assieme comunque agli altri, abbiamo messo molto di nostro nel personaggio che interpretiamo. Allora, difficoltà nella produzione e nella recitazione in generale. Ok, nessuno di noi è attore. Sì. Però per me se ne erano anche accorti. Ma dov'è? Giulia? Sono qua! Aspetta, cazzo, Simone. La morte, Bowtie Boy. L'estate si gira in inverno e le scene invernali con il costume di Halloween di Pyle. Ho lento il bus inglese. Perché? Ok, come devo fare? Ha detto la... Stiamo girando adesso. Stiamo girando, non dobbiamo dire. Sì. Aspetta che lo mandiamo. No, non c'è quello lì, guarda. Aspetta che lo mandiamo. Ma non mando dopo che ho detto oh. Ah sì. Non so, non uscito. Cazzo. G? Dalla prima serie alla seconda abbiamo fatto tutti dei progressi assurdi. Simone specialmente, nella prima diciamo che era... doveva ancora entrare in contatto col suo personaggio, quindi non riusciva a capire quando finiva Simone e iniziava Arturo. Sara invece è entrata subito nel personaggio di Andrea, fatta di Halloween, la sua chicca che uscirà il giorno di Halloween, ricordatelo. Alex è cambiato completamente nella seconda, tutti i personaggi vengono a galla. Ecco, la cosa per me la particolarità della seconda stagione è che tutti i personaggi prima o poi vengono a galla, quindi non esiste più un punto focale come lo era Alex nel primo e c'erano i personaggi a spalla. In questo caso tutti i personaggi incominciano a galleggiare, non tutti nello stesso momento. La serie diciamo va a onde, nel livello più alto ci vanno tutti. In 2 o 3 episodi ci si concentra su un personaggio e in altri su altri, insomma è un ciclo. Come anticipazioni non possiamo dire, oddio io non so mai cosa dire perché non so se dire troppo. No, perché appena diciamo qualcosa, esatto, poi ci tagliano, diciamo in linea generale. Beh, una cosa vi divertirete sicuramente. Ma guarda, questo sicuro, anche perché gli elementi divertenti sono aumentati. Prima c'era Arturo e la Victory, adesso c'è Arturo, la Victory, c'è Andrea, Francesca. Sì, amici di YouTube. Chiama Warren. Dio, ma sono adorabili! Arturo nella seconda stagione cambierà radicalmente. Per maturare dovrà testare, quando dico testare tante cose, deve fare nuove esperienze, conoscere nuovi posti, nuovi orizzonti, nuove persone. Io nella seconda stagione sono Andrea. Ora vi descrivo Andrea, basta, egocentrica, urlatrice. E poi, dopo la rottura con il mio ragazzo, sono diventata un po' molto pestifera. Diciamo che non ho molte regole per quanto riguarda i ragazzi, però vi assicuro che il personaggio che vi divertirà di più, Alex, nella seconda stagione subirà molti cambiamenti. Lui è sempre in perenne mutazione, diciamo, sia fisica che mentale. Lui è sempre stata una persona regolare, dalla vita, non dico piatta, però è sempre stato un bravo ragazzo. Questa volta, dopo l'ennesima delusione, dopo alcuni fatti, se anticipare faccio una gran fatica, decide di provare lo svago puro. E diciamo che esce anche da dal solito gruppo a cui vuole benissimo, però diciamo che si butta su altre conoscenze. E tanti peccati, perché chi non ha peccato scriva al primo post. L'appuntamento è a lunedì 26 settembre, già prima del mio compleanno, su gay.it in esclusiva, quindi solo su gay.it, con la prima puntata di Bowtie Boy stagione 2, con il primo episodio From UK to OK. Scriveteci, mandateci tutte le domande che volete farci, critiche, guarda, che volete. Vi aspettiamo. Un bacione, ciao!